Ogni anno c'è un'associazione su tutte che mette in risalto, mette in luce l'esperienza della fraternità che opera a tutti i livelli. Noi abbiamo contattato un'associazione che ci sta a cuore, l'associazione Mondo Nuovo, e ritrovo la presidente Emanuela Troiano, benvenuta, insieme ad un socio, Emanuel Gatta. Bentrovati, benvenuti. Grazie. Grazie, grazie. Allora, ci ritroviamo, questa l'undicesima edizione si è svolta in via eccezionale, visti i tempi che corrono, via piattaforma, via Zoom. Tanti sono stati gli ospiti, tanti i partecipanti che non hanno voluto anche in questa occasione, insomma, perdere l'evento. Emanuela, presentiamo in breve l'associazione, perché va avanti da 11 anni e costantemente si occupa di diversi temi che riguardano la fratellanza. Sì. Allora, prima di tutto grazie per questo invito, Anna Maria. Grazie a voi. Dunque, l'associazione è nata nel 1987, l'associazione Mondo Nuovo si occupa, ecco, di mettere in risalto associazioni, prima di tutto di collaborare con associazioni e di portare avanti iniziative che incoraggino e che permettano anche ai propri membri di sperimentare la realtà della fraternità. In particolare, da 11 anni abbiamo istituito questo premio, intitolato a Chiara Lubich, che si chiama Manfredonia, premio Chiara Lubich, Manfredonia Città per la Fratellanza Universale, col quale vogliamo mettere in evidenza appunto associazioni, persone, realtà locali, ma anche a livello nazionale e internazionale, che promuovono la fratellanza universale. Proprio perché Chiara Lubich è considerata una figura rappresentativa del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale, oltre ad essere la fondatrice del Movimento dei Focolari, che noi conosciamo bene, e il cui obiettivo appunto è l'unità tra i popoli e la fraternità universale. Poi quest'anno Papa Francesco l'ha messa ancora più in evidenza con l'enciclica Fratelli Tutti, quindi ci siete anche voi dentro con il vostro operato. Sì, sì, siamo all'unisono. Ecco, in questo noi abbiamo in questi anni affrontato una serie di tematiche e di mondi in rapporto appunto con la fraternità e l'unità. Quindi quello della politica, quello dell'associazionismo, dell'economia, ecco, sono tre anni che affrontiamo il tema dell'economia rispetto alla fraternità, questo è il terzo anno, e in particolare il secondo anno in cui affrontiamo il tema dell'economia profetica. Lo scorso anno abbiamo avuto, e due anni fa abbiamo avuto con noi Luigino Bruni, diversi anni fa anche Stefano Zamagni, che nel corso di questa edizione hanno partecipato naturalmente a distanza appunto con il loro intervento, un contributo importantissimo per noi, proprio perché il tema di quest'anno era l'economia profetica rispetto anche al recentissimo evento che c'è stato, quello dell'economia di Francesco. Ci siamo accorti che è stata un'opportunità per tanti che sono lontani di seguirci, avevamo circa 300-350 persone comunque collegate al di là dello schermo, ma soprattutto abbiamo avuto l'opportunità di avere con noi persone lontanissime, anche come ad esempio la ex sindaco di Betlemme, Vera Baboon, o personaggi appunto lontani come Martin Cafu, che è stato con noi, africano, che ci ha dato la possibilità di conoscere una splendida esperienza africana diversi anni fa, ma anche avevamo con noi collegati dalla Giordania, da Istanbul, dalla Turchia, da Aleppo, con i quali abbiamo intrattenuto, abbiamo realizzato un'esperienza che è durata diversi anni e che è iniziata proprio con il premio. Tra i tanti personaggi di spicco, insomma, a parte tutti quelli che tu hai già citato, ce ne sono altri, ovviamente associazioni, persone singole che hanno portato avanti questo grande valore. E lo chiedo ad Emanuel, che è poi uno dei soci, giovanissimo, noi ci conosciamo anche, quindi mi fa piacere ritrovarlo. Emanuel, dacci tu questi nomi. Dacci tu questi nomi e anche, se vuoi, insomma, quelli di particolare rilievo, la motivazione per loro. Certamente, come dicevi appunto poc'anzi tu, Anna Maria, vengono premiati appunto dall'associazione non solo singole personalità, ma anche proprio associazioni che si sono distinte per merito e soprattutto per etica. Quest'anno sono stati premiati tra i tanti il Collegio Urbano di Roma,
che appunto accoglie diversi seminaristi che provengono prevalentemente da paesi in cui appunto non è possibile magari affrontare o tenere proprio esperienza di seminariato. La diocesi di Bologna, insieme all'azienda FAC di Bologna, che è un'azienda che si occupa di produzione di cancelli automatici, ma la bellezza di questa azienda sta nel fatto che appunto la gestione di questa azienda sia stata lanciata dalla diocesi stessa di Bologna. Tutti i proventi e gli utili sono devoluti proprio a fini umanitari prevalentemente. C'è stato appunto c'è stata la premiazione dell'Albergo Etico di Roma, un albergo dove lavorano prevalentemente, quasi unicamente, ragazzi disabili, e l'associazione Psiché di Manfredonia, un'associazione che si occupa del reinserimento e anche e soprattutto di iniziative a favore di ragazzi disabili. E per ultimo, non per importanza, il nostro uomo d'Achille, Giuliano, operativo proprio a Manfredonia, che ha salvato, si è distinto per aver salvato diversi migranti nei mari di Sicilia. Questi sono stati un po' i premiati di questa 11ª edizione. La bellezza, Emanuele, sicuramente Emanuela lo può sottolineare, che non riguarda soltanto i locali, diciamo, le persone che sono sul posto dove l'evento si svolge, ma arriva da tutte le parti del mondo. Che senso ha, che significato dai a tutto questo? Il fatto che ci si ritrovi e ci si voglia ritrovare, anche se non si è premiati, insomma, l'abbiamo visto, c'è stato anche Stefano Cardinali, forse. Qualcuno lo ricorda, lo abbiamo avuto anche qui ospite in un'altra edizione del premio Chiara Lubich, sindaco di Rocca di Papa. Ecco, sicuramente la nostra intenzione quando abbiamo costituito il premio era quella di mettere in luce, di mettere semplicemente in luce il positivo, di mettere in luce l'esperienza di fraternità che tante associazioni fanno al proprio interno. E, senza considerare anche le conseguenze, quando uno ha un'intenzione, naturalmente non conosce anche la portata magari delle conseguenze. Ci siamo accorti che queste associazioni hanno cominciato a collaborare, sono state attivate delle sinergie, a volte anche miracolose perché risolte delle situazioni anche difficili. Ecco, e questo ci dà tanta gioia. Naturalmente queste esperienze che noi abbiamo messo in luce ci hanno soprattutto edificato, ci hanno incoraggiato ad andare avanti, ci hanno fatto conoscere delle realtà che a noi erano del tutto sconosciute. Poi la caratteristica non solo dei focolari, ma anche dell'associazione Mondo Nuovo, tu rappresentante Emanuela, ma anche Emanuele che vediamo in questo momento, è il sorriso che vi contraddistingue. Lo sottolineava anche il professor Zamagni, non lo perdete mai, anche in questa situazione un po' critica che ci riguarda tutti. È bello ritrovare un volto di fronte che sorride nonostante tutto. Certo, grazie, grazie Anna Maria, grazie. Allora, io inviterei tutti a cercare la differenza su magari un Treccani, fraternità e fratellanza. Qua stiamo parlando non solo di fratellanza di sangue, ma di fratellanza universale. E questo forse è il punto forza della vostra associazione, Manuela. Come si fa a tenere saldo questo principio anche in momenti in cui, ecco, le relazioni si perdono, quelle fisiche? Sì, sicuramente il punto di forza è considerarci fratelli, ecco, fratelli tra di noi, tutti. E considerarci fratelli nonostante le differenze, ma in virtù delle differenze, perché questa è l'esperienza che noi abbiamo da sempre fatto, che le differenze costituiscono una possibilità in più, una possibilità in più per risanare, una possibilità per risanarci, per continuare a supportarci. Per amarci, per apprezzarci di più. Quindi le differenze rappresentano una pedana di lancio, un potenziale, e mai in sé rappresentano un potenziale, e mai naturalmente una barriera. Sicuramente portano con sé delle difficoltà, ma rappresentano come dicevo, una pedana di lancio, una possibilità in più per incontrarsi. Ecco, Emanuele, tu quando hai incontrato di che cosa ti sei innamorato? Perché ti sei innamorato di questa realtà di cui fai parte? Anna Maria, sicuramente intanto io ho conosciuto questa associazione perché Emanuela,
oltre ad esserne presidente dell'associazione appunto in questione, è stata anche mia docente di lettere. Ah, ecco. C'è stato un rapporto un po', diciamo, diverso dal semplice rapporto docente-alunno, in quanto appunto lei subito mi ha messo davanti alla possibilità di poter far parte di questa grande famiglia. Cosa che per me è stata molto significativa nella mia vita, poiché questa associazione dà risalto non solo culturalmente ad associazioni, a personaggi veramente molto importanti nel panorama internazionale, ma dà la possibilità proprio di conoscere anche l'aspetto umano di queste persone e quindi anche la volontà di lasciarsi andare oltre a quelli che sono i limiti della quotidianità. A situazioni umane proprio di slancio dell'animo e di iniziative positive a favore non solo di attività che possono essere di persone vicine a noi, ma anche più lontane. Quindi proprio a me ha lasciato innamorare questa bellezza, come dicevi tu, nei sorrisi, ma anche nell'unione e nella famiglia, che non è solo delle persone che si avvicinano, ma anche delle persone che appunto, come noi, operano nella bellezza di qualcosa per un domani migliore, È appunto. vero, è vero. Questo, diciamo, è l'ultimo tassello, quello dell'associazione Mondo Nuovo con il premio Chiara Lubich, perché puntano il faro su tutto ciò che di bello si è realizzato, ecco, e grazie a voi poi si scoprono tante realtà fino ad allora sconosciute. E il bello è anche quello, che si lavora in sordina, però si lavora per stare uniti, per stare insieme. Io vi ringrazio, è stato bello ascoltare la testimonianza di Emmanuel, socio, e di ritrovare Emanuela, presidente dell'Associazione Mondo Nuovo, ma sappiamo che c'è un gobbo vivente anche dietro la webcam, che è Michele Troiano, a me molto Sì, caro, insieme alla moglie infatti. Rosa, che ritrovo con piacere. Grazie, in attesa della 12ª edizione, ci puoi dare qualche anticipazione? Avverrà intorno a marzo del prossimo anno o comunque si naviga a vista, visti i tempi, Emanuela? Certo, noi puntiamo a marzo del Ok. prossimo anno, naturalmente poi vedremo e conosceremo le modalità. Sarà Cioè, una sorpresa per sì, tutti. sicuramente sarà una sorpresa anche per chi andrete a premiare, perché quest'anno tanti si Eh sono sì. dati da fare, è vero. Allora, ci Sì. Grazie risentiamo. Intanto, grazie, grazie di cuore a tutti e due. a te, Anna Maria, per questa possibilità, grazie per il lavoro che fai, grazie. Grazie.